Ciao a tutti e benvenuti a questo mio primo esperimento, perché sì, mi è venuta in mente questa cosa un po' così all'improvviso e ho provato a realizzarla e quindi mi sono detta provo anche a fare il video e vediamo come viene. In pratica è una specie di video cosplay, ma senza fare un vero e proprio cosplay. Nel senso, ultimamente mi sono messa a seguire qui su YouTube video di ragazze che fanno cosplay e quindi che si vestono, si truccano, si atteggiano come appunto i personaggi manga, i personaggi anime. E quindi niente, a me questo mondo ha sempre affascinato tantissimo. Infatti anche se mi seguite su Instagram avrete visto che comunque mi piace disegnare questi personaggi, ho comunque delle parrucche colorate e quindi mi piace indossarle e fare finta comunque di essere qualcun altro. Insomma, è un mondo che mi piace. Però non ho comunque nel tempo né comunque neanche soldi da investire per poter comunque farmi i costumi, trovare tutti gli accessori. Insomma, ci vuole tempo e appunto risorse per poter fare un vero e proprio cosplay. E poi comunque non ho neanche spazio a casa per poter tenere chissà quanti costumi, chissà quante parrucche. Allora ho pensato, visto che comunque esiste il disegno digitale, perché non disegnarsi addosso quei costumi che tanto mi piacerebbe indossare? E quindi ecco qua il mio esperimento di cosplay alternativo. In pratica cerco qualche personaggio che mi piace, una foto appunto di un personaggio che mi piace, mi metto più o meno nella sua posizione e poi mi disegno addosso il costume. Secondo me può essere un'idea carina, perché comunque ti permette comunque di fare foto vestita in un certo modo, in un modo che ti piace. Però ecco, non ti impegna tanto quanto un vero cosplay. Ora io lo so che magari i cultori dei cosplay e i cosplayer, quelli proprio più sfegatati, rabbrividiranno a questo mio discorso e al mio video. Però io mi sono divertita tantissimo a fare questo primo esperimento e sicuramente ne farò altri, anche perché appunto ho in mente alcuni personaggi che mi piacciono particolarmente, tra cui forse se mi seguite su Instagram capirete e avrete già pensato anche ad Hatsune Miku, ma non è solo lei. E quindi niente, ho trovato questo personaggio che aveva questo vestito così sexy, così carino, che dico, mi sono detta ok, mi voglio vestire così. Ovviamente non si tratta nel mio caso di andare comunque a ricopiare il disegno, l'immagine comunque che trovo su internet, vado comunque poi a disegnarlo un po' nel mio stile, nel mio modo di disegnare in modo digitale. Insomma, non è proprio una copia fedele, ma non vuole nemmeno esserlo, altrimenti sarebbe molto più semplice con Photoshop modificare la mia immagine prendendo appunto il costume dell'altro e mettendomelo sopra. Ma io non voglio fare questo, voglio comunque disegnarlo io, dedicarmici io e quindi niente, vi lascio al video che mostra un po' insomma tutto quello che ho fatto per cercare di somigliare a questo personaggio. E ci vediamo al prossimo video e anche a questo prossimo esperimento di cosplay alternativo, perché già voglio iniziare già a farne un altro. Ciao e alla prossima! Ciao! Ah, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, di attivare anche la campanellina per ricevere le notifiche, insomma le solite cose che già sapete. E ovviamente anche di seguirmi sui social e soprattutto Instagram, dove pubblico appunto molte foto. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!